questo pilota che ha cominciato la sua esperienza a Bergamo e poi è passato dal Lanterna, stiamo passando del rivale di Gio Di Palma per quanto riguarda la zona 2, Fabrizio Guerra in coppia con Giovanni Fredini, lui che qui ha vinto l'edizione del 2019, è di casa, è sulle strade di casa, gareggia con i colori della DP Autosport e vuole vincere ma anche puntare alla classifica del CRZ. Sì, esatto, sarà una gara importante anche in vista del CRZ. Siamo contenti del conto pubblico e delle fantastiche prove del team AC Sports Ondrio che ha fatto come sempre l'organizzazione al top. E niente, dai, siamo qua per divertirci e far divertire voi soprattutto, che è la cosa fondamentale. La stretta di mano con la patrona della Mariani, una curiosità potrebbe essere, ma è un tecnicismo, è che tra i primi loro sono per il momento gli unici a gareggiare con gomme di marca Michelin e quindi qui inizieremo a vedere le differenze di tenuta, di durata tra un tipo di pneumatico Pirelli come i primi e Michelin, quello di Guerra e... scambiati quasi come in un incontro tennistico le prove speciali, prima voi poi lui, anzi prima lui poi voi e viceversa, con l'inserimento di un Di Palma ieri ad un exequo Di Palma che poi si è chiamato fuori per un malessere fisico, con Bracchi che si è inserito nell'ultimo con un altro scratch, ma insomma i due principali protagonisti siete stati voi. Che gara avete vissuto alla luce anche di un vantaggio che poi alla fine, forse a causa anche del fatto che avete gestito nel tratto conclusivo, è davvero risicato?
Sì, sicuramente, come hai detto tu, le ultime due prove abbiamo amministrato un attimino, anche se sappiamo che sulle macchine da corsa si amministra ben poco, perché quando si pensa sono già passato un minuto, quindi siamo dietro. E per il resto bene, complimenti a Simone che mi è stato lì sempre col fiato sul collo, a Luca che ha fatto una gara fantastica, e complimenti soprattutto alla squadra di Più Autosport che ci ha dato una macchina performante, perfetta. I vincitori di questa edizione numero 66 del Rally Coppa Valtellina sono Fabrizio Guerra, Giovanni Maifredini. Standing ovation per l'equipaggio della DP Autosport che completa il rally in 43 primi, 16 secondi, 8 decimi. Va Tiziano a consegnare direttamente il premio dei primi assoluti in ricordo, e qui l'applauso, come già detto prima, di Giovanni Trinca Colonel. Era lui il numero uno indiscusso dell'automobilismo sportivo sondriese a livello organizzativo, a livello politico e anche a livello di appassionato. Lui è che ha vissuto negli abitacoli sia a destra che a sinistra delle vetture, e ora proprio il cugino Tiziano, in suo ricordo, consegna i premi da queste parti, finalmente sulle strade di casa, a suggellare un'altra volta il talento di questo equipaggio. Lo spumante è pronto per essere stappato ed lanciato nel cielo di Piazza Garibaldi. Tanto e in negativo di Guerra, noi abbiamo finalmente la possibilità di parlare con il sorriso di Guerra, in questo caso Fabrizio, che vince il Coppa Valtellina con Giovanni Fredini. Buoni posti, agenzia di sondaggio.